È Gaetano Manfredi, 50 anni, ingegnere professore di tecnica delle costruzioni, il nuovo rettore dell'Università di Napoli Federico II. L'elezione ieri pomeriggio alla prima tornata con il 90% delle preferenze. Manfredi sarà in carica dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2020. Ai nostri microfoni la soddisfazione del nuovo rettore. Una grande soddisfazione per me, ma credo un grande risultato per l'Ateneo, che ha mostrato compattezza, unione di intenti e condivisione sulle linee programmatiche che ho presentato per un futuro di qualità, fatto di qualità, di merito, di spazio ai giovani, di grande rinnovamento. Credo che sia un momento molto importante per il nostro Ateneo. Alla Federico II deve puntare su quello che è il suo DNA. Deve mettere al centro il merito, essere un'università aperta, riuscire a reclutare i giovani migliori, dare spazio a tutte le idee e tutte le opportunità e soprattutto mettere sempre al centro gli studenti, che sono il nostro reale valore e che hanno bisogno e necessità di avere non solo grande formazione culturale, ma anche grandi opportunità di un futuro migliore, di un inserimento lavorativo di qualità. Ma è chiaro che noi abbiamo necessità di dare più opportunità, ma per dare più opportunità abbiamo bisogno di mettere al centro il merito, di dare queste opportunità alle persone che si impegnano, ad avere maggiore trasparenza nei comportamenti. Questo penso che sia un patrimonio generale che noi dobbiamo rafforzare, è un modo per ripartire con il piede giusto, per dare un grande futuro alla nostra realtà e alla nostra città. Il mio obiettivo è che la Federico II ritorni al ruolo che ha sempre avuto, quella di essere una grande istituzione culturale del Mezzogiorno, ma proiettata in Europa, proiettata nel mondo. A celebrare l'elezione di Gaetano Manfredi anche l'ex rettore della Federico II, oggi assessore regionale, Trombetti. Il meglio possibile, è un grandissimo ricercatore. È giovanissimo, ha una capacità di lavoro straordinaria e quello che conta più di tutto, ha una enorme capacità di relazioni umane. Veramente questa volta è passato il testimone nelle mani di una generazione nuova e quelli come me che hanno dedicato la vita e amano l'università non possono che esserne felici. Gli faccio i miei auguri più sinceri.